oggi più che una recensione voglio raccontarvi due chiacchiere su questo smartphone, Logitech K3. Però andiamo a fare un riepilogo, anche se avevo già fatto un video unboxing di cosa trovavamo nella scatola, come avevo definito una scatola tipo dopo barba e profumo, molto essenziale, con una pellicola di ricambio, una è già applicata sullo smartphone. Si vede qui, non è in vetro temperato, una pellicola semplice. Poi avevamo sotto due vani, dove in uno c'era il cavetto, che l'ho già uscito fuori chiaramente. Il cavetto è l'adattatore da muro da 2 ampere, quindi ricarica anche abbastanza veloce. Poi abbiamo anche un cavo OTG, e nella confezione non c'è nient'altro oltre a dei libricini di istruzioni. Detto questo, avendo visto questo veloce unboxing, dove vi ripeto ho fatto già un video al riguardo, veniamo al telefono. Come ho detto all'inizio, non si tratterà di una vera e propria recensione, perché partendo diciamo già dalla conclusione, questo qui è un perfetto medio smartphone in stile cinesone. Perché dico questo? Perché è uno smartphone che si trova sui 160-170 euro, che in offerta lampo lo si riesce a trovare anche a 140 all'incirca, e come prezzo ci può stare. E vi dirò in questo video secondo me perché ci può stare e per chi è adatto questo genere di smartphone. E perché ha senso soprattutto? Allora, ha senso soprattutto per una cosa: la batteria. Eh sì, perché il punto forte di questo smartphone è appunto la durata della batteria, che definire infinita è eccessivo, però visti i tempi di confronto con i vari smartphone anche di fascia alta, con questo qui di certo non avrete problemi di autonomia. La batteria è da 6000 mAh. È proprio perché da 6000 mAh garantisce una durata, vedete qui addirittura col 71% mi dà 4 giorni rimanenti, caricato un giorno e 17 ore fa. Allora ok, adesso in questi ultimi giorni lo sto usando poco, rimane chiaramente acceso, però non è il mio telefono principale, però nei giorni in cui l'ho usato come telefono principale, comunque non dico 2 giorni pieni di uso stress, però un giorno e mezzo me lo ha garantito di uso davvero stress, cioè connettività fuori casa, quindi 3G, 4G, video su YouTube, social network, sempre con il telefono in mano, insomma, un giorno e mezzo è almeno garantito. Però con un utilizzo stress un po' più ponderato, diciamo che 2 giorni abbondanti si riescono comunque a fare. E quindi questo è il motivo per cui ha senso questo telefono, quindi per la batteria. Se uno cerca un telefono che abbia un'autonomia importante, di sicuro deve guardare questo Logitech K3, che è uno smartphone dotato di connettività 4G, un display di diagonale 5,5 pollici, risoluzione Full HD, dotato di Android 7.0, è un octa-core a 1,5 GHz con ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Dual SIM, quindi o dual SIM con i 64 GB di memoria interna, oppure una SIM più l'espansione di memoria, però 64 GB di memoria sono già appunto sufficienti, direi. Si tratta di un classico cinesone con la scheda tecnica tra virgolette gonfiata, cioè queste schede tecniche importanti per un telefono da 150 euro, che comunque di sicuro non delude. Anche il lettore di impronte, che funziona abbastanza bene. Adesso vi faccio vedere, io ho registrato solamente il pollice, quindi una volta che lo poggio, vedete, risponde in 1,5 secondi abbondante, però comunque risponde 8 volte su 10, non riesce a leggere il mio pollicione. L'altro aspetto per cui ha senso questo smartphone è questo: è la qualità dei materiali e il tipo di smartphone, appunto, cioè un smartphone in stile Sony. Allora, tutti conoscerete sicuramente gli smartphone della Sony, Xperia, i famosi Xperia, che hanno questo stile, diciamo, abbastanza massiccio, molto linee molto squadrate, e che chiaramente per chi ama quel genere di linee non è assolutamente male, non voglio assolutamente criticarlo, perché comunque si tratta di una linea diversa dal solito, dalle altre linee che magari degli altri smartphone che si scoppiazzano l'uno con l'altro. Invece qui abbiamo una linea veramente
non dico originale perché originale non è, visto che anche questa è copiata, però almeno è in paragone ad tanti altri smartphone, almeno è meno ricercata. E come vedete è costituito da un frame metallico laterale con delle viti sempre ai lati che danno questo aspetto massiccio. Qui abbiamo il carrellino delle SIM e il tasto, il bilancino del volume, dietro la doppia fotocamera, e il dietro, a parte che è molto oleofobico, vedete, rimangono tantissimo le ditate, e ha questo aspetto in simil vetro. Infatti non è vetro perché è policarbonato, però diciamo questa linea che sembra vetro. È davvero un bel mattoncino, perché comunque è pesantuccio, quindi è chiaro, non è un macigno che vi portate, però diciamo che ci va vicino. Perché? Perché anche d'inverno, quindi quando uno ha le tasche della giacca, che sono anche più capienti, in tasca lo sentite. Ed io ho un Note 8, che comunque non è più piccolo di questo, però è più sottile. Invece questo qui, grazie o a causa del suo peso e delle sue dimensioni, lo sentite in tasca, quindi vi sentite un mattoncino nella tasca. Però come dicevo, se amate questo genere di forme, se non è un problema quello, andare su questo Oukitel K3 di certo non è un errore. Quindi i due punti a favore sono l'estetica, che se vi piace, non, diciamo, non ci sono molte alternative su questo, per trovare questo, diciamo, questa estetica qui in uno smartphone, e poi chiaramente la batteria. Vediamo anche due accenni, perché comunque è uno smartphone, quindi vediamo anche un po' come gira, e parliamo anche di un po' di parte telefonica, dove la capsula auricolare e l'audio in chiamata li definirei, diciamo, all'altezza di questa fascia di prezzo, perché non è un audio pulito, sia quello che arriva al ricevente sia quello che, diciamo, ricevete voi tramite la cassa. Però comunque non è un audio eccezionale, ma non è neanche un audio che fa, diciamo, tanto pena. La ricezione anche è buona, e vediamo un po' di fluidità. Andiamo un po' su Instagram, vediamo un po' la fluidità. Adesso sono in wifi, chiaramente qui prende il 3G con la mia SIM Vodafone, però è qui che ho difficoltà, quindi non arriva a prendere il 4G. Intanto vi faccio vedere come carica. Andiamo sul profilo, ecco, guarda caso ho preso proprio lui. Andiamo su una pagina web, cerchiamo un mio video, che apriamone uno a caso, tanto si vede anche l'anteprima. Qui mi apre l'app di YouTube, così sentiamo anche l'audio. Questa scatola che contiene, e non è fortissimo, obiettivamente non è fortissimo, però adesso lo lascio sentire. Andiamo ad aprire la scatola tagliando lo scotch qui, però è meglio forse sentire un brano musicale. Apriamo direttamente l'app di YouTube, prendiamone una a caso. Siamo in pause. Veniamo quindi alla fotocamera, vediamo di fare una foto al volo. Qui queste mie cuffie della Celli, apriamo la fotocamera, che comunque è una fotocamera da 13 megapixel, quella posteriore non rende tantissimo al buio, però comunque a meno di giorno o con una buona luce le foto sono, devo dire, discrete. Non si tratta di un camera phone, cioè di quei telefonini che uno compra esclusivamente per le foto, però comunque il suo servizio lo fa. Certo, non è magari il massimo, però comunque fa foto nella media da questo punto di vista. Quindi comunque, se cercate le foto in particolare, è meglio guardare altrove. E allora, concludendo, il riassunto di ciò che ho detto è questo: due buoni motivi per comprarlo. Uno, in primis, la batteria, l'autonomia della batteria. Il secondo è l'estetica. Se gradite questo tipo di estetica, non potete andare altrove, perché ce ne sono pochi che fanno dei terminali del genere.
Per quanto riguarda la fluidità, l'audio in chiamata, si tratta di un classico cinesone di questa fascia di prezzo, diciamo, non ha avuto particolari problemi, è comunque un telefono da 150 euro, quindi non si può pretendere la luna, però diciamo che male non è. Bene, per questo video è tutto, io vi ringrazio, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video, a utilizzare lo spazio dei commenti qui sotto per qualsiasi domanda, e noi ci vediamo al prossimo video.